Buonasera, ben ritrovati al 20° appuntamento di questa stagione di Binario Sport. Purtroppo per qualche piccolo problemino familiare ho dovuto saltare l'ultima puntata, ma il nostro Simone Schigliacci mi ha sostituito in maniera più che decorosa nella scorsa puntata. Come sempre, puntata ricchissima, c'è la sosta, ma noi siamo qui per raccontarvi tante notizie in anteprima, in esclusiva. Siamo contenti, insomma, di quello che stiamo facendo, anche perché vi abbiamo detto nelle scorse puntate che il favorito per essere il nuovo attaccante del Monza era Mancuso e ci abbiamo azzeccato, anche se oggi dobbiamo spiegare perché forse Mancuso non è stato convocato nell'ultima sfida che il Monza poi ha brillantemente vinto contro la regina. Prima di partire, però, dobbiamo fare gli auguri ad un amico di Binaro Sport, al mister del Monza, Giovanni Stroppa, che oggi spegne 54 candeline. Pensavo fosse più giovane. Li porta davvero bene. Complimenti, mister. Gli abbiamo mandato anche un messaggio questa mattina. Saluto Fabiano, intanto, che ci sta salutando. Tanti auguri al mister del Monza, Giovanni Stroppa, nella grafica preparata dal nostro Simone Schillaci. Gli auguri a Giovanni Stroppa, i complimenti ai due personaggi che vedete alle mie spalle, a Davide Frattesi e a Mario Balotelli. Prima convocazione in azzurro per quanto riguarda la maglia della nazionale maggiore per il centrocampista del Sassuolo. D'altronde noi a Monza News l'avevamo anticipata anche questa notizia a settembre, andate a riguardare le notizie. Anche perché Frattesi si sta dimostrando come uno dei centrocampisti più forti del campionato cadetto e questa convocazione è più che meritata. Così come per noi è strameritata, ma voglio sentire anche i vostri pareri, la convocazione di Mario Balotelli. Qualcuno parla ancora di un'avventura a Monza non positiva di Mario Balotelli. Io ricordo a questo qualcuno che Mario Balotelli l'anno scorso, come media realizzativa, noi l'abbiamo seguito proprio passo dopo passo, ha fatto un gol ogni 90 minuti. E ve la dico tutta, e io ve la ribadisco, io personalmente, non so voi, magari me lo commentate qui sotto, sempre sulla pagina di Radio Milano 7, Mario Balotelli l'avrei comunque confermato. So che non è un tema attuale, perché ormai il destino di Balotelli è la Turchia, poi vedremo cosa succederà in questo mercato nel prossimo, però io sinceramente Mario Balotelli l'avrei confermato, anche perché è grazie al Monza, anche grazie al Monza, grazie all'esperienza dell'anno scorso che Mario Balotelli è tornato in nazionale. Questa è una cosa assolutamente da dire. Parleremo del piano di Stroppa, che tra l'altro è stato svelato in parte da un giornalista. Cercheremo di capire come cambierà il Monza di Stroppa con Mancuso. Sono tantissime, le abbiamo calcolate, forse sono oltre 10 le soluzioni offensive per Giovanni Stroppa per le prossime partite. Manderemo in onda un'intervista in esclusiva a Favilli, realizzata nei giorni scorsi dal nostro Simone Schillaci, pardon. Manderemo in onda, a proposito di Schillaci, un'intervista. Certo sì che si doveva, mi scrive un amico da casa, si doveva confermare Balotelli. Manderemo in onda un'intervista a un amico di Colpani che lo conosce da quando è piccolo, un'intervista realizzata da Simone Schillaci a Monza Caldo. Insomma, ragazzi, abbiamo tantissimi, tantissimi temi. Io però vi ricordo una cosa importante. Binario Sport va in onda sulla pagina di Radio Binario 7 e su tanti altri canali collegati e speriamo, questo è il nostro piccolo sogno nel cassetto, che chissà, magari dalla fine di questa stagione o dalla prossima, magari faremo il salto in TV, chissà, vedremo, chissà. Intanto diteci anche la vostra su questa. Ci stiamo lavorando, come si suol dire. Tanti temi voi dovete condividere e commentare però soltanto qui, su Radio Binario 7, perché è stato il primo canale a credere in noi, perché noi trasmettiamo, abbiamo trasmesso per tanto tempo anche dal Teatro Binario 7, speriamo prima o poi di tornarci. Il sondaggio di oggi qual è?
Quale secondo voi deve essere il modulo per il nuovo Monza? O comunque qual è secondo voi l'assetto offensivo del Monza titolare? Cioè se oggi abbiamo tutti i giocatori a disposizione con Leonardo Mancuso, che lo vedete nella grafica di Simone Schillaci, qual è la formazione o comunque l'attacco che voi schierereste? Diteci la vostra sempre qui su Radio Binario 7 che leggeremo i vostri messaggi. Intanto mi scrivono dall'Ucraina. Se andate in TV non vi potrò più vedere qui in Ucraina. No, caro amico, troveremo il modo comunque di trasmettere sempre sui nostri canali web, perché noi nasciamo come una trasmissione web e vogliamo proseguire così. Poi ci sarà, speriamo, presto, ci stiamo, ripeto, lavorando anche con network molto molto importanti di trasmettere questa trasmissione in diretta o in differita anche su altri canali. Per fortuna la copertura dei nostri sponsor sta andando discretamente, quindi speriamo di poter fare davvero questo salto. Io come sempre ringrazio Simone Schillaci che cura la regia, coordina questo programma, è di fatto con me il curatore, perché poi Simone, al di là di fare bene quello che io gli chiedo, quello che gli viene chiesto, ha anche parecchia inventiva. Poi ci andremo da lui. E sabato io non gli ho chiesto niente, l'ha fatto sul suo canale Instagram, anzi andate a seguirlo perché è fatto davvero molto bene. Sul suo canale Instagram si è inventato la giornata tipo del giornalista che segue le partite del Monza. Quindi Simone, non vi dico dal mattino, da quando si sveglia che va in bagno, ma da quando parte di casa verso lo U-Power Stadium, ci ha raccontato quella che è la giornata tipo di un giornalista. È un video davvero molto curioso che vi invito a guardare, ve lo faccio vedere qua, ma lo potete vedere anche in differita, diciamo così, sul canale Instagram di Simone Schillaci. Voi restate con noi, cominciate a condividere e a dirmi come deve giocare il Monza di Stroppa, mi raccomando, perché poi interverrà qui con noi Davide Polizzi, collega bravissimo di Sky. Insomma, abbiamo un parterre de rois anche questa sera qui a Binario Sport. Quindi mi raccomando, restate con noi, vediamo il servizio di Simone Schillaci, la giornata tipo del giornalista che segue il Monza. Prima, però, aspetta Simone a mandarmi il video. C'è anche un'ultima ora di calciomercato alla quale stiamo lavorando, so che molti sono collegati anche e soprattutto per questo, ma la stiamo verificando perché prima di darla vogliamo essere sicuri. La quinta operazione sul mercato, la quinta operazione sul mercato del Monza. Magari prepariamo dopo anche un'ultima ora perché tra poco ve la daremo. Servizio. Ciao a tutti ragazzi, allora benvenuti in questo mio primo vlog, ore 12:55, partenza per lo Power Stadium, un po' di musica, metto in moto la macchina e poi si parte per arrivare allo stadio del Monza. Arrivato allo stadio, alle mie spalle vedete appunto la tribuna dello Power Stadium, sentite la musica perché il Monza si sta riscaldando, formazione inserita, adesso si va a ritirare l'accredito. Questa è l'esterna dello stadio, qui c'è la postazione per il ritiro dell'accredito, poi si entrerà. Eccolo qui, l'ho ritirato, adesso si va verso l'interno dello stadio. Controlli passati e ora siamo nel parcheggio prima dell'ingresso. Eccoci qua, ora vi faccio entrare e qui si chiama l'ascensore, si sale su. Ho cambiato idea, l'ascensore non arrivava, allora me la sono fatta a piedi. La mia postazione per dopo è pronta, come potete vedere. Quindi manca solo l'inizio della partita, poi più tardi la diretta, quando si va in diretta. Formazioni, inno ufficiale, le squadre sono entrate in campo e siamo pronti per il fischio d'inizio. La squadra di Monza News è pronta, pagellista, inviato e ci vediamo tra poco allora. Intervallo all'U-Power Stadium 0-0.
ragazzi, tra poco inizia il secondo tempo. Vantaggio Monza. La partita sta per finire, accendiamo le luci e tra poco si va in diretta, sempre 1-0 con gol di Mota. Tra pochissimo inizierà il Monza Calcio. Diretta appena finita, tra pochissimo il classico video di riepilogo di Monza Regina con il Monza in un minuto, e la giornata finisce qui, quindi sono contento di avervi portato nella mia giornata quest'oggi. E allora, rieccoci, abbiamo mandato un attimo la pubblicità, tra poco ci collegheremo con Davide Polizzi, collega di Sky Sport. Prima un salto da Simone Schillaci, che ringrazio per il suo servizio davvero, davvero molto molto carino. Ciao Simo, ben trovato. Ciao Stefano, buonasera, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Allora, direi di andare a leggere qualche messaggio. Simo, ti coinvolgo prima di tutto... così, ricordando i nostri amici a casa che tra poco vi daremo una notizia di mercato che riguarda il Monza, che potrebbe, io uso sempre il condizionale, concludere la sua quinta operazione in questa sessione del mercato. Simo, leggiamo qualche messaggio perché abbiamo lanciato un sondaggio, no? Sì, andiamo a vedere qualche messaggio perché ci sono diverse risposte ai sondaggi. Marco Riva che ci scrive un 4-4-2, poi Ferruccio Lanzi invece 4-3-1-2, c'è chi invece la pensa come Massimiliano, quindi un 4-3-3 con Mota, Mancuso e Ciurri a punte, ma tra poco vedremo quali sono i possibili assetti tattici che potrebbe varare Giovanni Stroppa. Massimo invece scrive 4-4-2, Claudio 4-4-2. Diciamo che il 4-4-2, Stefano, è il modulo più ritenuto più adatto dai tifosi del Monza per la squadra biancorossa. E poi invece parleremo di mercato più avanti perché vedo altri commenti che riguardano il mercato. Assolutamente, assolutamente. Quindi il modulo più gettonato è il 4-4-2. Staremo a vedere qual è la scelta di Giovanni Stroppa. Facciamo così, Simo, in attesa di avere il nostro ospite, il nostro Davide Polinori. So che ha preparato delle grafiche, no, per quanto riguarda gli attaccanti, le manderei un po' a mo' di gallery, no? Per far vedere ai nostri amici a casa quelli che potrebbero essere, no, gli attacchi del Monza, comunque gli assetti offensivi, no, del Monza. Li vediamo in grafica, certo. Quindi il Monza col 3-5-2, quindi con il nuovo acquisto Mancuso e Dani Motta, che al momento, da quello che ci risulta, potrebbe essere il modulo che utilizzerà Giovanni Stroppa in partenza con il nuovo acquisto. Poi c'è un 3-4-3 con tutta qualità, con Mancuso a destra, Ramirez a sinistra e Dani Mota in mezzo. Il 4-3-3 con una punta fisica in mezzo, Mancuso a destra, Dani Mota a sinistra. Come vedete, Mancuso e Dani Mota sono un po' i punti fermi, no, in questo Monza, con una punta di peso, con Gichitiare e Favilli lì in mezzo. Tra l'altro, a proposito di Favilli, tra poco un'intervista in esclusiva realizzata proprio da Simone Schillaci all'attaccante del Monza. E poi un Monza a vocazione offensiva, no? 4-2-3-1 con Mancuso a destra, Dani Mota a sinistra, Ramirez, Ovalotti e trequartisti, Gichtiare e Favilli in avanti. Poi non dimentichiamoci Ciurri, non l'abbiamo messo in queste grafiche, ma c'è anche lui. E non è sicuramente un rincalzo da poco, anche perché è il giocatore che l'anno scorso ha fatto più assist di tutti in Serie B, e secondo me può essere davvero un elemento da,
da tenere assolutamente in considerazione. Tra poco leggerò anche i vostri messaggi. Vado a presentare il primo ospite di questa sera, il collega di Sky Sport, Davide Polizzi. Ben trovato, Davide, ciao. Ciao, ciao Stefano, grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere qui con voi. No, è davvero un piacere averti qui con noi. So che, insomma, hai appena terminato la tua lunga giornata in TV. Davide, da quanti anni? Subito una curiosità, Davide, a Sky. Oddio, il primo contratto nel 2008, primo contratto nel 2008, arrivavo dal canale tematico della Roma Ah, e lì avevo 14 anni, cominciato a fare 14 anni quindi. elettronica. Sì, assunto nel 2017. Bene, bene, bene. Quindi Ne viste tante, insomma, no? parecchie, sì, parecchie, Tanta parecchie. Tanta gavetta, Stefano, credimi, tanta, gavetta, tanta d'altronde gavetta, la sì. gavetta è assolutamente Essenziale. fondamentale, lo dico sempre io. Sono 20 anni che ormai faccio questo lavoro, ma lo dico alle giovani leve di Monster News. Tanti di loro hanno fatto una buonissima carriera, hanno questa aspirazione ed è giusto assolutamente coltivare questi sogni, ma tenendo sempre i piedi ben Sì. piantati a terra. Allora, abbiamo lanciato prima, abbiamo mostrato, Davide, prima le grafiche con le possibili soluzioni offensive del Monza. Sì. Qual è l'attacco tra questi che ti intriga di più? 3-5-2. O meglio, 3-5-2. non è quello che mi intriga di più, Stefano, ma credo che sia quello al quale dovrà fare affidamento almeno all'inizio Stroppa, nel senso che il modulo, no, che Monza conosce meglio, che i giocatori conoscono meglio, e mi intriga moltissimo ed è stato oggetto della prima domanda che ho fatto a Dani Mota nel post partita del match vinto contro la Regina: come pensi potrà essere un attacco composto da te e Mancuso? Perché obiettivamente, guardando i numeri del Monza, che io credo abbia il dovere, alla luce anche degli acquisti che sono arrivati nel corso di questa sessione invernale, di lottare per la promozione diretta in Serie A, il dato che fa un po' storcere il naso è quello proprio dei gol segnati. Nel senso che, se vai a vedere delle prime otto in classifica, è il secondo peggior attacco, quello del Monza, rispetto al Pisa che ha segnato due gol in più, ma il Pisa ne ha subiti sei in meno. Quindi serve sicuramente qualcuno che lì davanti la porta la veda molto bene. Io sono sportivamente e calcisticamente innamorato di Dani Mota e, con tutto il rispetto per tutti gli altri grandi attaccanti che ha a disposizione Stroppa, penso che lui con Mancuso lì davanti potrebbero fare una bella differenza nella lotta promozione. Poi mi intriga molto anche l'idea di avere Gastón Ramírez lì dietro. Stavate parlando poco fa di Churría, che comunque è un ragazzo che quando entra fa sempre bene, può essere decisivo spesso e volentieri dalla panchina. Gyökér è un altro centravanti che all'occorrenza può fare molto bene, però fossi io Stroppa in questo momento, giocherei con Dani Mota e Mancuso lì davanti. Quindi riproporreste anche la vecchia idea di Giovanni Stroppa, che è quella di mettere Dani Mota là davanti con Mancuso, che magari cerca di creargli qualche spazio Esatto. da una parte e dall'altra. Ecco, mi piace questo tuo innamoramento calcistico, si intende, per Dani Mota. Lo ritieni Fortissimo. ancora un crack, anche Davide, alla luce di quello che è stato un suo europeo a dir poco straordinario? Credo che abbia ancora tanti margini di miglioramento, un potenziale ancora inespresso. È un giocatore che, secondo me, tra qualche anno, ma magari perché no, anche tra qualche mese, potrà dire la sua anche in campionati importanti, come speriamo per il Monza possa essere la Serie A tra qualche mese. È un attaccante che a me piace moltissimo e mi dispiacerebbe se allontanasse dalla porta cambiando il sistema di gioco. Questo era il discorso che volevo fare, perché secondo me lui ha bisogno sì di partire, diciamo, non è un attaccante che per caratteristiche può giocare spalle alla porta, ha bisogno di poterla puntare la porta, però magari giocando con un 3-1, giocando con un 4-3-3, eccetera, rischieresti di allontanarlo un po' troppo. Invece, secondo me, lui che ha caratteristiche fisiche non da centravanti, perché non è un 9, non è grosso, non è uno di quelli che ti fa salire la squadra, che difende bene palla, però vede benissimo la porta, ha grande tecnica, ha spunti importanti e anche grande personalità. Senti, impressioni sul Monza, visto che hai commentato proprio per Sky Monza Regina, hai commentato altre partite quest'anno del Monza, no? Avevo commentato anche l'andata al Granillo, Ah, ok. e quella fu una brutta partita, ma chiaramente Bruttissima. anche altre due squadre. Sì, una noia mortale, ero Mamma lì in mia. Calabria, veramente il 8 agosto, speravo di partire forte, invece fu uno 0-0, veramente, veramente poco divertente. La Vero, vero. partita di ieri, sai, Stefano, bisogna capire, c'è un confine, secondo me, molto sottile tra quelli che sono stati i meriti del Monza e i meriti della Regina, perché, ragazzi, la Regina a fine ottobre era terza in classifica. E Vero. con gli stessi giocatori ha avuto un'involuzione clamorosa. Adesso il povero Toscano è già stato esonerato, è stato chiamato Stellone, vediamo se riuscirà a risollevare le sorti. Ma se tu vai a vedere
la rosa della Regina, che è inferiore a quella del Monza, su questo non ci sono dubbi, ma non può essere una squadra che non vince da 8 giornate. Quindi il Monza ha giocato la sua partita, avrebbe potuto segnare di più, avrebbe dovuto, aggiungo, perché anche questa è stata materia di dialogo con il mister, a cui oggi, se non sbaglio, è il compleanno, no? Facciamo gli auguri. Ne ha fatti 54. La domanda che io ho fatto a Stroppa nel post partita è stata: ok, tutto bene, avreste potuto fare il 2-0, anche il 3-0, la traversa, perché quella traversa lì chiaramente poteva cambiare, però se c'è un neo da trovare in questi 90 minuti, il fatto che tu sei arrivato al 96esimo e stavi 1-0, nonostante tu avessi creato tantissimo. Quindi ripeto, il Monza ha giocato la sua partita, però deve imparare, se vuole veramente poter pensare di salire in Serie A, a chiuderle le partite. Perché quando in Serie B, ma non solo in Serie B, nei principali campionati del mondo, arrivi al 96esimo 1-0, lo scherzetto prima o poi te lo fanno. Ho seguito molto attentamente la tua telecronaca sabato, anche perché insomma dai migliori si apprende sempre qualcosa. Voglio chiederti la tua invece sul, senza fare polemiche, perché qua non sì, ci piace parlare di calcio in maniera molto serena e senza fare polemiche. Il gol annullato al Monza, hai visto che insomma c'è stata un po' di confusione in campo, come l'hai visto? Che tra l'altro Colpani poi ha messo dentro davvero un bel gol. Sì, era veramente un grandissimo gol. Guarda, ti dico la verità, l'episodio che mi ha lasciato più che ti ha lasciato più dubbi di tutta la partita non è stato dato il gol da Colpani, ma il giallo a Balotti, ragazzi. Il giallo a Balotti, che peraltro era diffidato e sarà costretto a saltare la prossima, credo di averlo detto anche in telecronaca. Sì, perché poi, sì, l'hai detto, te lo confermo. Stefano, io ti dico la verità, noi almeno una volta ogni 6 mesi, 7 mesi diciamo, a fare degli incontri con gli arbitri sono veramente molto interessanti. Rocchi ci invita a casa loro, ci spiegano tante cose. Altro, l'ultimo Alessone è stato favoloso, per chi c'è stato, insomma, ma no. Mi raccontavo io c'ero, sì, una cosa fantastica, al di là della struttura che hanno costruito, che è straordinaria, sembra veramente una NASA del regolamento del gioco calcio. E ti dicevo, lì a Lissone la cosa più bella è quando riescono a farti ascoltare l'audio dei dialoghi tra VAR, AVAR, arbitro, guardaline e soprattutto i giocatori. Ragazzi, arbitrare è complicatissimo. Detto questo, il giallo a Balotti resta un mistero, perché non c'era cattiveria, è scivolato, ok, che è frenato sull'avversario, ma onestamente non mi è sembrato ci fosse gli estremi per un giallo poi pesante. E pesantissimo, quindi, anche perché la Cremonese, insomma, è avversario assolutamente tosto. A maggior ragione, sì. Vado da Simone Schillaci. Simo. Sì, eccomi, Simone. Stefano, buonasera. Vai. Buonasera Davide, benvenuto anche da parte mia a Binario Sport. Simone. Ci sono delle domande, Stefano, che arrivano dai commenti per Davide. No, ma io so che prima di tutto tu per Davide Polizzi hai una curiosità di fantacalcio, no? Vabbè, certamente, visto che Davide è molto attivo in termini fantacalcistici, quindi parecchio qualche consiglio... Ah, qui ne abbiamo bisogno. Io sono terzo, messo malissimo. La classifica del nostro fantacalcio è guidata da un certo Federico Zanon, altro telecronista davvero... Ragazzi. Ha preso quest'anno a 16 punti sugli altri, è già quasi finita. Anche Simone so che non è messo bene, quindi abbiamo bisogno di consigli. Servono consigli, Stefano, sì. Sì, un consiglio per l'asta di riparazione, allora. Così partiamo così, dai. Dai, usciamo un secondo dalla B. Un nome caldo da prendere all'asta di riparazione. Ma per la Serie B o dice per la Serie A? No, per la Serie A. Oddio, sai, io non più di 2 puntate fa a Fantashow avevo immaginato il gol all'esordio di Oliveira, che effettivamente adesso è diventato anche il rigorista della Roma. Mamma mia. Deve essere una bella chiamata. Poi sai, chiaramente dipende da dove hai più bisogno. Io spero che i miei amici con cui faccio il fantacalcio non ci stiano seguendo, credo che punterò tanto su Iconea, perché è un personaggio del quale... Sono rimasto intrigato da tanto tempo. Io non so se lo sapete, ma lui da ragazzino giocava a pari età, si passa 6 mesi con Mbappé, e ad allenarli quando giocavano i giovanili, loro a 11 anni giocavano già nell'under 15, quello forte dei due era Iconé, non era Mbappé. Penso. E venivano allenati dal padre di Iconé. È un esterno che secondo me alla Fiorentina può fare veramente tanto bene, perché la Fiorentina gioca una meraviglia, Italiano è un grandissimo allenatore, e lì davanti ragazzi ha una qualità. Attacco titolare con Vlahovic, Nico Gonzalez e Iconé può fare tanta roba. Per il momento, quindi, se dovessi suggerire un nome, andrei su Iconè.
Io invece punterò tutto su un Piontek, immaginando la cessione di Vlahovic a gennaio. Dici? Chissà, magari. Gennaio, guarda, ti dico la verità, Stefano, l'ho pensato anche io, perché nel momento in cui la Fiorentina ha deciso di puntare su Piontek, ho detto questi, e Piontek chi non è, ho detto questi si stanno portando avanti perché magari a gennaio Vlahovic lo sostituisci comunque con Piontek, non con un nome sconosciuto, non con uno che non conosca la Serie A. No, certo. Però parlandone con i colleghi di mercato mi hanno escluso che Non Vlahovic c'è possa questa essere ipotesi. Noi dei un no. colleghi della squadra mercato di Sky ci fidiamo ciecamente. Tra l'altro, ha fatto una bella intervista il nostro Simone Schillaci proprio recentemente a Gianluca Di Marzio, al quale mandiamo davvero un fortissimo Sì, abbraccio, visto che sabato assolutamente. ha perso il Sì. papà Gianni. Torniamo sul Monza, Simo. Sì, perché arrivano delle domande dai Sì. commenti. Martino, che non è proprio una domanda sul Monza per Davide, ma una curiosità: le telecronache di Sky, DAZN e Elbis sono dallo stadio o dallo studio in sede? Direi entrambe, giusto? Sì, diciamo che la maggior parte, la Serie A la facciamo tutta dal campo, la Serie B per la gran maggior parte la facciamo dal campo. Poi ragazzi è chiaro che con questo Covid negli ultimi 2 anni le trasferte sono diventate molto complicate, quindi laddove si tratta di trasferte difficili logisticamente parlando c'è diciamo, la policy di fare qualche telecronaca da Milano, da Tubo, proprio per evitare spostamenti anche quando ci sono stati picchi di contagi. Insomma, lo sapete meglio di me che siete ogni weekend allo stadio. Adesso le cose piano piano stanno migliorando, ma ci sono stati 6-7 mesi, un annetto che è stato molto, molto pesante da questo punto di vista. A questo aggiungo però, ragazzi, telecronaca dal campo, telecronaca davanti a un televisore, un altro lavoro. Eh sì, La eh sì. carica, l'energia dei tifosi del campo, l'odore, il pre-partita, il No, ma poi post-partita. anche Davide, scusami Proprio se permetto, anche la difficoltà, a volte ti capita, a me è capitato tanti anni fa di lavorare per una società che si occupava di telecroniche per la Serie B, commentarla su un monitor da 16-20 pollici e fai veramente fatica a distinguere l'esterno alto sinistro della Juve sì. Stabia piuttosto che il terzino del Crotone, anche perché spesso i tecnici cambiano modulo ed è davvero molto molto complicato. Dallo stadio quantomeno hai la E dallo percezione di quello stadio. che accade. Come? E dallo stadio, per andare poi a completare quello che giustamente stavi sottolineando tu, Stefano, puoi dare quel quid in più che non puoi dare davanti al monitor, perché tu commenti quello che vedi in televisione, ma se io sono allo stadio posso commentare quello che tu non vedi, perché sei davanti al monitor, e quindi posso notare un inserimento di un terzino anziché di una mezzala, posso notare un allenatore che sgrida un giocatore perché magari in quel momento non è inquadrato, ed è lì secondo me che il telecronista subentra e deve fare il suo lavoro, perché a commentare non è facile, lo sappiamo, 22 giocatori che vedi in un monitor è una cosa, raccontare quello che c'è intorno è un'altra, ed è la sfida secondo me più bella che un telecronista affronta ogni volta che si mette quella Assolutamente. cuffia meravigliosa, ti fanno quel countdown incredibile che ancora oggi io chiudo gli occhi subito prima di cominciare, prendo un bel respiro e poi cerco di fare sempre il meglio possibile Ecco, visto per che siamo su questo tema delle telecronache, che vedo che appassiona anche i nostri amici a casa, mi perdoneranno i tifosi biancorossi se usciamo un attimo dal me. seminato del discorso del Monza. La telecronaca, Davide Polizzi, che ti è rimasta di più nel cuore da quando fai questo lavoro? Guarda, andrò. Purtroppo non ho una grande memoria, devo essere sincero, Stefano. Siamo in Però due. una che mi è rimasta, sì, no, proprio problemi importanti, ma da sempre, cioè non è l'età, non mi sto, passatemi il termine, rincoglionendo, perché ho sempre avuto poca memoria. Però una recente molto bella è stata anche la prima che ho fatto con la CFM, è stata quella dell'Europeo, del recente Europeo di Ungheria-Francia, finita 1-1, con tutti che si aspettavano una vittoria incredibile di Griezmann, Mbappé, con la squadra che avrebbe dovuto vincere a mani basse il mondiale. Invece questi ragazzi dell'Ungheria sono le partite quelle belle, perché spesso chi ci ascolta non si rende conto che quando comincia una partita le simpatie svaniscono nel nulla. Quello che spera un telecronista è di assistere ad un qualcosa di divertente. Quindi un 7-0 della Francia contro l'Ungheria sarebbe stato molto meno divertente di quello che è stato un 1-1 con la Francia, che ha dovuto rincorrere e si è parecchio spaventata. Alla fine, se non ricordo male, l'ha pareggiata solo su rigore con Griezmann. E lì con 60.000 spettatori, con l'emozione di esordire con Beppe Bergomi al mio fianco, devo dire, partita molto bella, giocata su ritmo, su intensità, è il ricordo più bello che ho. Mi sono anche molto divertito col mondiale femminile, però è ora che ti ci fai pensare. La finalina per il terzo quarto posto mi è rimasta nel cuore. Serie B invece? Serie B, facciamo un po' più di Più di fatica. fatica. Ci penso, Stefano, Ci mi metto un pensi, po' ci pensi. a Restando Davide sul tema della nazionale, notizia di oggi, ma l'indiscrezione era già di qualche ora. Mario Balotelli è stato nuovamente convocato
in nazionale. È una convocazione che ha fatto discutere. Perché vado sul tema Balotelli? Perché leggendo anche diversi commenti, secondo me è anche fuori luogo nei confronti di Mario. Noi Mario l'abbiamo visto l'anno scorso. Secondo me la sua esperienza a Monza è stata fondamentale per rivederlo a livelli attuali. E secondo me l'anno scorso lui non ha fatto così male a Monza, anzi, uno che fa un gol ogni 90 minuti in media, segnando anche gol pesantissimi Sì. come quello di Salerno, Salernitana all'andata e al ritorno, peraltro. Cioè, secondo me questa convocazione, anche visti gli attaccanti che ha a disposizione Mancini, è stata più che meritata. Vorrei sentire anche il tuo parere. Non so se sportivamente meritata, nel senso che non so quanto bene stia facendo lui in Turchia e quanto possa essere considerato competitivo il campionato turco. L'attaccante ce l'ha, la nazionale, ed è Ciro Immobile, c'è poco da dire. È uno stage, quindi è una pre-convocazione, Certo. quindi dovrà lavorare tanto per convincere Mancini a essere poi convocato. Ha avuto tante occasioni Mario Balotelli, Stefano, ne ha avute proprio tante, 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 a livello di club, a livello di nazionale, dove chiaramente ricordiamo quel periodo meraviglioso con le esultanze senza magliette da gigante, atleticamente parlando e calcisticamente parlando. Non lo so, io ti dico la verità, vedo anche tanti buoni attaccanti in Serie A. E allora, prima di andare a richiamare Mario Balotelli, che non sai in che condizioni sia, fisiche e mentali, non sai quanto la testa sia allenata in questo momento, perché poi la testa è sempre stato uno dei problemi principali della carriera di Mario Balotelli, io ho uno Scamacca, un Raspadori, non lo so. Tanto comunque vanno a fare i secondi ad Immobile, perché Belotti, non so se riusciremo a recuperarlo in tempo per, tu hai Immobile, e poi dopo Immobile a me Scamacca, ragazzi, piace tanto. Ah beh, Piace sì. tanto perché è un centravanti vecchio stile, ma è anche tecnico, è grosso, è cattivo, spalle alla porta, la tocca poco, ma quando la tocca la gioca bene. Raspadori è un po' più seconda punta, però anche lui, insomma, voglio dire, non lo so. Poi chiaro, sai, ragazzi, qui ci stiamo giocando il mondiale. Sono due partite, c'è poco da fare, le devi vincere entrambe. Quindi magari l'idea di richiamare comunque un giocatore che ha un'esperienza internazionale che nessun altro nella nazionale di Mancini in questo momento ha, può dare una mano. Quindi il campo ci dirà, come sempre, Stefano, il campo ci dirà. Assolutamente, ancora pochi minuti con te, Davide. Abbiamo parlato di attaccanti prima, no? Tu disegneresti il Monza con il 3-5-2, partendo con Mancuso e Motta Carvaglio, Sì. e il resto, difesa, centrocampo, chi vedi meglio? Allora, guarda, vado onestamente con quello che ho visto pochi giorni fa, nel senso che ti dico, la partita di Bettela mi è piaciuta moltissimo. È un prospetto tanto interessante, una sola sbavatura in 90 minuti, che significa tanto poi per un ragazzo così giovane. Marrone, ragazzi, è un giocatore da Serie A, ormai da tanti anni fa quel difensore lì, lo sta facendo sempre meglio, lo fa con una qualità che pochi difensori centrali, non solo in Serie B, ma anche in Serie A hanno. Mazzitelli, altro giocatore da Serie A, D'Alessandro è un giocatore da Serie A, io faccio fatica a immaginare una squadra senza di loro. Colpani sta avendo una crescita esponenziale, tornando per Perdone, perché poi alla fine non ti ha risposto, il gol secondo me era regolare. Nel senso Regolare. che o l'arbitro ha avuto la sensazione che noi non abbiamo avuto, onestamente, rivedendo le immagini al VAR, di una sbracciata così forte, a me era sembrata molto leggera, molto, molto leggera. E poi il classico intervento è la classica situazione in cui il VAR fa fatica ad intervenire, no? Perché sono contatti la cui entità l'arbitro in teoria deve giudicare e vedere Ce n'è sul stato campo. uno Perché poi. simile ieri in Serie A, adesso non mi ricordo la partita, e l'arbitro ha fischiato fallo. Adesso forse era Milan-Juve addirittura. Adesso vagamente l'ho visto ieri sera così a spizzichi e bocconi, non mi Aiutaci ricordo. Simone, tu che sei giovane. Inter E Venezia, se quindi non no, tornando. sbaglio. Quello Come? di Caldara, dici, Dzeko Caldara? No, 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 Modolo, Dzeko Modulo forse. perdonami, bravo, non Caldara, che gli ha lasciato No, ma mi sembra la. di aver visto un altro ieri. Comunque, vabbè, poco male. Monza, per fortuna, l'ha vista lo stesso. Tra l'altro, mi chiede un tifoso, credo da Reggio Calabria, se c'era anche un rigore per la Regina. Io, E bravo, e francamente, qua non lo. volevo venire, perché guarda che secondo me era Mazzitelli, se non ricordo male, se l'è rischiata, L'ha perché è vero rischiata. che il braccio era attaccato, ma io poi parlando, non mi ricordo se ho parlato post partita, se con Stroppo o con Toscano, un filo di malizia in quel braccetto che va verso il pallone, C'era. live, ma te lo dico per intuito, per esperienza, ce l'avevo vista. Niente di clamoroso, un anno fa, un anno e mezzo fa, credo proprio se la sarebbero andata a guardare. Adesso c'è un po' più di tolleranza sui tocchi di mano in aria. Però se dava quel rigore col VAR, si poteva dare. Ecco, questo dico.
Classifica del campionato di Serie B, il Monza che si è rimesso in carreggiata con la vittoria di sabato. Chi sono le principali antagoniste del Monza con il Pisa che trattiene Lucca, ma soprattutto va a prendersi un certo Ernesto Torregrossa che qui a Monza conosciamo bene, che insomma ha fatto delle stagioni incredibili anche in Serie B al Brescia. Chi potrebbero essere o chi sono, Davide, le principali antagoniste del Monza? Che io credo che non, il Pisa è una squadra fortissima, ma non so se riuscirà a reggere fino alla fine, perché il campionato di B è lungo, è estenuante, ti spiacca e poi basta poco, bastano un paio di infortuni, bastano altri casi di Covid che non ti permettono di preparare la partita, così come è capitato anche al Monza e a tante altre squadre. Attrezzate per salire Lecce, secondo me, tanta roba, il Brescia è molto forte, anche per forse la Cremonese qualcosina in meno rispetto alle altre. Detto questo, ragazzi, 5 punti dal primo posto. 5 punti dal primo posto e abbiamo giocato 20 giornate. Il campionato è lungo, la rosa è forte, si è allargato ulteriormente, dovrà essere bravissimo Stroppa a gestire lo spogliatoio, perché ci saranno tante facce scontente da qui alla fine, perché gioco forza, quando è una squadra del genere, qualcuno giocherà di più, qualcuno che vuole giocare giocherà di meno. Ci deve credere, perché la squadra è forte, perché la rosa è forte, secondo me non ha nulla di meno rispetto alle altre. E vincere il campionato è alla portata del Monza. A maggior ragione perché poi tu l'anno scorso, se non ricordo male, avevi chiuso il girone di andata a meno 4. A meno 4 eri secondo in classifica. Però, esatto, bravi. Adesso c'è qualche squadra in più in mezzo, però tu hai 35 punti e il Pisa ne ha 39. C'è Lecce, no, che deve recuperarne una che in teoria... Lecce deve recuperare con Vicenza, sì. Salirebbe a 40. Saranno fondamentali gli scontri diretti, ma non solo quelli. Sarà fondamentale fare punti con le squadre sulla carta, no? Più abbordabili. Quindi benvenuto questo 1-0 contro la Regina, perché la partita poteva essere molto insidiosa. E alla fine lo è stata, perché, ripeto, il Monza poteva vincere 3-0, ma ha vinto 1-0. E se Mazzitelli, quel braccio lì era un po' più largo e l'arbitro dava rigore, stavamo commentando un'altra squadra. Stanno arrivando naturalmente tanti complimenti a Davide Pulito. Grazie ragazzi, fa tanto piacere. Sky, Alberto, complimenti Davide, è un piacere ascoltarti. Una delle puntate più belle di sempre, ci scrivono dalla Croazia. Tra l'altro, Davide Polizzi, giustamente... Dove non ho parenti, ci tengo a dirlo, Stefano. Non ho parenti in Croazia. Giustamente, Davide, ci parlava dei giocatori un po' scontenti. Ecco, noi stiamo indagando, alla fine di Binario Sport vi sveleremo quale sarà la prossima operazione del Monza, che riguarderà molto probabilmente uno di questi volti scontenti. Aspetta, scusa, che è salito uno dei gattini che ho. Ah, vediamo, che bello! 12 kg di gatto, quindi se si mette davanti alla telecamera non ci vediamo più. Favoloso, stupendo. Davide, chiudo dicendo una battuta su Giovanni Stroppa. Sì. È l'uomo giusto, secondo te, per il Monza? Sì. Sì, ma ripeto, dovrebbe essere bravissimo. Da casa Martino mi scrive, era di Marrone, non di Mazzitelli, il fallo in area. Marrone, bravissimo, scusami, giustamente. Martino, favoloso. Hai fatto bene. E l'uomo giusto. Lo vedo sul pezzo, lo vedo centrato, però ripeto, la parte complicata, lo so che è una banalità dirlo, ma arriva adesso. A, perché ti giochi la promozione, non ci metti di ritorno, una Serie B, un campionato folle, B, perché sarà una rosa non facilissima da gestire. È vero, sono completamente d'accordo con te, anche se poi oggi abbiamo sentito Adriano Gagliani, che ovviamente è a Roma per impegni molto più importanti di quelli, certo, di quelli calcistici. Ci ha ribadito anche il discorso del nome, insomma, Gagliani è legato anche alla storia del Monza, il patrono di Monza è San Giovanni, secondo me è stato preso anche Giovanni Stroppa anche per questo motivo. Poco scaramantico Gagliani. Molto, 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 molto. Tra l'altro, se non ricordo male, Stroppa è... Appunto, si conoscono dai tempi delle giovanili del Milan. Bravo, non è giusto, anche con Molina si conoscono dal Crotone, ragazzi. Castor Ramirez, facciamoli entrare in condizione. Castor, mamma mia, magari tra l'altro, stato... perdonami, Davide, nella testa di Giovanni Stroppa, perché poi Giovanni Stroppa lo vedete nelle conferenze stampa pre e post partita quei 10 minuti. Ma la cosa bella è che ci si mette a parlare con lui una mezz'oretta dopo la conferenza. Sì. È rimasto un po' allenatore da altri tempi, no? Come si diceva, di chiacchiera. Nella sua testa c'è quella di portare Gastón Ramírez, io non ci credo molto, ti dico la verità, Gastón Ramírez come mezzala addirittura, ci credo poco, però vedremo. Però vanno ultimamente, ti ricordi De Paul all'Udinese? Ha fatto meglio da mezzala, e da mezzala ha conquistato la nazionale argentina, quindi ci sono questi fantasisti, questi trequartisti, questi tre dieci, che poi magari da mezzala vanno a renderti di più, che se li metti dietro banalmente le due punte.
Guarda, non è una brutta idea. Vediamo, sono molto, molto, non sapevo di questo Sì, pensiero di Stroppa, no, ma mi intriga è moltissimo. un'idea che ha Stroppa, che tra l'altro, insomma, ha proposto anche Carlos Augusto, che ha sempre fatto il terzino Sì. sinistro o l'esterno come difensore centrale, quindi è un tecnico al quale piace sperimentare. Questa cosa è anche bella, insomma. Gli integralismi tattici nel calcio moderno non hanno più spazio e non No, possono ma portare infatti buoni lui ha risultati. dimostrato Esatto, no, di questo dico. ha Grande modernità. dimostrato nella carriera di saper Sì, cambiare. Era sì. integralista della difesa 4, poi è passato a 3. Secondo me il Monza cambierà spesso pelle, anche perché se lo può permettere, e darà meno Esatto. punti di riferimento anche agli avversari in questo senso. E Davide, noi ti salutiamo, è stato davvero un piacere e un onore, Mio, aggiungo, mio. averti qui Cioè, con noi. esagerato, ma non esageriamo, No, no, dai, che sennò, eh. assolutamente, assolutamente. Grazie Davide Polizzi, collega di A Sky voi Sport. ragazzi, Ciao grazie a Davide. tutti, un abbraccio, buona Un serata, ciao. abbraccione. Grazie Davide. E insomma, ragazzi, no, sono contento perché leggevo i vostri messaggi, tutti molto. Abbiamo un po' divagato, però è anche bello, no? Divagare a volte quando si parla di calcio con questi grandi personaggi, con questi giornalisti, con la G maiuscola. E ci fa assolutamente piacere. Io adesso mando un attimo la pubblicità. Poi torneremo con un altro giornalista che è nato su Monza News, adesso lavora per un sito concorrente, diciamo così, ma che sta diventando veramente molto bravo da un punto di vista tattico. Giovanni Stroppa, secondo me, se lo sta tenendo un po' stretto da questo punto di vista. Poi intervista in esclusiva a Favilli, l'ultima ora di calciomercato, e ci vediamo qui tra poco. Questo non è un miraggio. Scopri la tua nuova Oasi di gusto. Oasi del Moro, ristorante bar pizzeria ad Agrate Brianza. Si trova nel cuore del Parco Aldo Moro, luogo di svago e divertimento, uno spazio verde amato da giovani e famiglie. Oasi del Moro è la location perfetta per celebrare le tue occasioni speciali, happy hour, una cena romantica o i tuoi pranzi aziendali. Per una pausa tutta da gustare, chiamaci allo 039 91 81 205 e vai su www.oasidelmoro.it. Allora, andiamo, prima di collegarci con il giornalista di cui vi parlavo, prima di tutto con l'intervista in esclusiva ad Andrea Favilli, attaccante del Monza, l'ha realizzato il nostro Simone Schillaci. Poi vi ricordo che da domani sul nostro canale YouTube di Monza News potrete vedere l'intervista integrale, però intanto vi mandiamo qualche pillola. Com'è nata la trattativa con il Monza? Vediamo. Ora è il turno di una domanda che facciamo sempre a un nuovo acquisto del Monza. Come è nata la trattativa che ti ha portato in biancorosso e come hai reagito quando hai alzato il telefono e dall'altra parte c'era il dottor Galliani? Ma è nata un po' istantaneamente, nel senso che mi sembrava il penultimo giorno di mercato e avevo deciso di non rimanere a Genova perché avevo voglia di cambiare aria, di sposare un progetto importante e mi sembrava un sabato mattina avevo ricevuto la chiamata del dottor Galliani, è stata una telefonata di una mezz'ora e diciamo che ci ha messo poco a convincermi a sposare questo progetto. Quindi a metà mattina sono partito subito per Monza e si è chiusa subito, ecco. E allora rieccoci tra poco, altre interviste ad Andrea Favilli realizzate dal nostro Simone Schillaci, che tra l'altro, a proposito di punte, ha preparato un pezzo su Dani Motta Carabaglio che vedremo tra poco. Vado a salutare Alessandro Baldoni, collega e amico di MB News, nato e cresciuto a Monza News. Ciao Alessandro, ben trovato. Ciao Stefano, è un piacere rivederti. Siamo Saluto a tutti. passati dal collega Polizzi di Sky Sport ad Alessandro Baldoni, anche perché vogliamo portarti bene. So che è una carriera, ma sono belle le carriere variegate, no? Ti piace fare il giornalista, sei un grandissimo tifoso del Monza, fai l'allenatore, studierai per fare il match analyst, insomma, chi più ne ha, più ne mette. Io voglio fare i complimenti ad Alessandro Baldoni, perché quando Giovanni Stroppa ha finito la sua conferenza stampa la scorsa volta, ha parlato di una grande sorpresa, il che siamo rimasti tutti a bocca aperta perché poi insomma non si è molto sbilanciato. E Alessandro Baldoni continuava a farmi così, come dire, io so che cosa succederà, e mi ha detto: guarda, che secondo me giocherà Carlos Augusto,
difensore centrale e l'ha azzeccata. Ti volevo fare i complimenti. Non so da cosa è nata questa tua deduzione, Ale. No, lungi da me prendermi i meriti, diciamo, della vittoria di sabato. No, come hai detto tu, è un allenatore di altri tempi, Giovanni Stroppa, e da una chiacchierata post-conferenza è nata questa visione che abbiamo, diciamo, entrambi. Ho scoperto questa visione che abbiamo entrambi del calcio moderno, nel quale i braccetti, ovvero spieghiamo. I due difensori, diciamo, che compongono la difesa 3 dopo il vertice. Ho scoperto che anche lui ha questa passione del, diciamo, liberare, stile Atalanta, diciamo così, parliamo un po' per tutti. E allora abbiamo cominciato un po' a parlare, è nata questa idea. Io ho detto: ma Carlos Augusto nei tre? E lui, ovviamente, lui l'aveva già provato, non voglio dire che sia una cosa nata così, però lui mi ha detto: è un po' che ci lavoro, e da questa mia chiacchierata non me l'aspettavo, devo dire la verità. È stata anche una soddisfazione personale. Certo, assolutamente. Ti dico la verità, però io non so che voto avresti dato tu a Carlos Augusto per la prestazione di sabato. Sai che mi è sembrato un pochino frenato, come giusto che sia, anche perché un conto è fare l'esterno in un centrocampo 5 e un conto è fare il terzo difensore, il difensore centrale. Tu come l'hai visto, sinceramente? Io su Carlos Augusto c'ho un pensiero. Secondo me lui non ci ha fatto ancora vedere niente di quello che può dare. Niente, addirittura. No, niente, una buona... manca veramente... può dare veramente molto di più, ecco. Perché si vede in certe azioni nel quale lui potrebbe partire, nel modo in cui aggira la palla, potrebbe partire, liberare la sua gamba, si vede quasi rinunciare. E ci sono state delle occasioni nel quale addirittura a sabato abbiamo visto Bettella accompagnare di più. Bravo. Secondo me è stata veramente la chiave tattica. Alla fine è stata, ci siamo tutti sorpresi un po' per Carlos Augusto, ma Bettella ha giocato veramente una partita egregia, ha accompagnato tanto, ha creato tanto. E quindi sono d'accordo con te su questo giudizio di Carlos, che però secondo me questa situazione tattica può portare un baricentro più alto e soprattutto può portare anche mentalità. Perché questa è una curiosità, ma secondo me nello spogliatoio vedere Carlos Augusto schierato lì può portare anche ai compagni magari un atteggiamento più propositivo. Questo è un pensiero che mi sono fatto io. Però penso anche questo, oltre ovviamente a quello che abbiamo detto prima, quindi più accompagnamento, più giocatori da, diciamo, d'assalto, che è quello secondo me, quale poi Giovanni Stroppa vuole e sta arrivando piano piano. Assolutamente. Allora, prima di andare a vedere le opzioni tattiche per il Monza a livello offensivo, anche se poi le abbiamo già viste, siccome sta studiando anche da allenatore il nostro Alessandro Baldoni, andiamo a vedere il servizio preparato da Simone Schillaci su Dani Motta Carbaglio. L'ha definito un crack prima il collega Polizzi di Sky, effettivamente sta facendo vedere cose davvero molto molto importanti. Dani Motta, e poi torniamo qui con Alessandro Baldoni. Allora, dove voglio arrivare io? Avevo già detto qualche settimana fa che il mio obiettivo personale è di andare in doppia cifra e soprattutto poi aiutare la squadra, quello è fondamentale. Classe, potenza, esplosività. In una sola parola, Dani Motta Carvaglio. Il torello lusitano ha deciso ancora una volta una partita casalinga. Su 7 gol realizzati in stagione, ben 6 li ha realizzati tra le mura amiche. Segnale che l'appoggio dei tifosi biancorossi per lui è determinante. Ternana, Cosenza, Como e appunto Regina, le vittime del funambolo portoghese. È alla Regina che il 28 novembre 2020 segnò il gol decisivo dell'1-0, che proiettava i ragazzi di Cristian Brocchi verso la promozione. Passa in vantaggio, calcio d'angolo, è saltato di testa il numero 47 del Monza. Si tratta di Motta, che ha colpito di fronte piena e ha battuto imparabilmente Plitz. Poco più di un anno dopo cambia la formula, ma il risultato è lo stesso. Che la gira e poi tutto buono per il gol di Dani Motta per l'1-0 del Monza. In panchina oggi c'è Giovanni Stroppa, che crede molto nelle sue potenzialità e lo vuole più vicino alla porta. Oggi c'è il pubblico a riempire gli stadi, oggi c'è ancora più voglia di Serie A. Allora Motta segnava il suo secondo gol in campionato, da giovane promessa. Oggi ha segnato il suo settimo e da certezza di categoria è un passo dalla doppia cifra.
Che sia un grande giocatore è ormai risaputo, ed anche i top club hanno chiesto informazioni alla società e al potentissimo Jorge Mendes. Parola d'ordine, sognare. Tutta Monza sa che Mota ha voglia di portare per la prima volta in Serie A i biancorossi, e di certo non ha intenzione di mollare. Scatenato e sul pezzo oggi il nostro Simone Schillacci, come sempre, peraltro, però ha fatto tantissime cose in queste ultime 48 ore. Stamattina ha detto no, ci tengo a fare un servizio su Dani Motta Carvalho, e l'ha fatto in maniera assolutamente, come sempre, egregia, vero Simo? Grazie, grazie. No, meritava un servizio Dani Motta Carvalho, non l'avevo mai fatto su di lui e meritava, secondo me. Meritava, eh? Taggalo che magari ricondivide e facciamo, certo. E fai il botto a livello di visualizzazione, eh? Da casa ti fanno tutti i complimenti, anche dalla Croazia, dall'Ucraina, pardon, ci fanno i complimenti per il bel servizio di Simone Schillacci. Tra l'altro tutti i servizi di Simone li potete trovare anche sul suo canale Instagram, un po' un angolo marchetta, questo. Leggiamo qualche messaggio da casa, Simo? Sì, leggiamo. Intanto saluto anche Ale, benvenuto Ale, anche a te a Binario Sport. Ciao Simo. Dei commenti, sì, Martino che parla di mercato chiede: in uscita Marco Brescianini non sta trovando spazio, non ha più raccolto minuti, non era neanche tra i convocati appunto nell'ultima gara di sabato. Ecco, la domanda è: in uscita secondo voi? No, assolutamente no, l'ha spiegato Giovanni Stroppa, l'ha ribadito anche Adriano Gagliani. Il Monza, causa Covid, causa infortuni, causa squalifiche, vuole restare con questo numero di giocatori, a parte uno che probabilmente lascerà il Monza nelle prossime ore. Tra poco vedremo chi sarà. Intanto stampa mercato mi scrivono: mi raccomando Peduzzi, tienilo stretto Simone che è prezioso, ragazzi. Poi quando passerà qualche treno importante, Schillacci lo dovremo perdere, ma saremo assolutamente contenti per lui, perché anche questa, anche Monza News e Binario Sport, è una piccola palestra di vita o lavorativa, ed è giusto che insomma poi ognuno prenda la propria strada, ci mancherebbe, non freniamo nessuno, anche perché sia a livello di ambizioni, che a livello di portafoglio, giustamente, se passa un treno importante bisogna prenderlo al volo. Allora, caro Alessandro Baldoni, prima di concentrarci sul calciomercato, vorrei chiederti qual è l'opzione tattica che ti piace di più, che ti intriga di più del Monza di Stroppa. Prima, parlando con Davide Polizzi di Sky Sport, diceva che Stroppa ripartirà dal 3-5-2, banalmente con Mancuso e Dani Motta Carvalho, però io credo che Giovanni Stroppa abbia tante opzioni là davanti, credo che siano anche di più di quelle 5 o 6 che adesso Simone ci farà vedere in grafica. Qual è, secondo te, l'opzione, non da quale opzione partirà, ma su quale opzione arriverà? Guarda, io sono d'accordo con Davide, anche se sai che a me piacciono pochi numeri, anche perché secondo me il Monza gioca con un 3-1-3-1. Però penso proprio che Dani Motta Mancuso sia una coppia che in Serie B è veramente rara da trovare. E dopo magari andiamo anche nello specifico su Mancuso. Io penso che potendo giocare sia con Favilli che con Dani Motta, sicuramente Dani Motta è irrinunciabile, ma potrebbe, oltre a portare un buon numero di gol a Monza, potrebbe anche far segnare i suoi compagni. Secondo me quindi il modulo, se vogliamo parlare di moduli, adesso è il 3-5-2, perché secondo me con una difesa 3 arrivano più, come diceva prima, arrivano più giocatori ad attaccare rispetto a una difesa 4, soprattutto nel calcio moderno. Anche perché ormai tutte le squadre, anche quelle che giocano a 4, impostano a 3, ma secondo me a 3 hai più coinvolgimento delle mezzale. E sì, comunque, come hai detto tu, Stroppa ha veramente tanto, tanto materiale. Non dimentichiamoci che adesso arriverà anche, tornerà Machin dalla Coppa d'Africa, è una mezzala in più, quindi di fatto il Monza c'ha 4 mezzale che possono giocare a quelle parti nobili della classifica, però io penso che andrà avanti su questo 3-5-2, e penso anche che sia la scelta migliore. Assolutamente, anche perché là in mezzo al campo c'è tanta qualità. Poi sai, si può partire con questo modulo, poi con i 5 cambi hai quasi l'opportunità di schierare
un'altra formazione nel secondo Assolutamente. tempo. E secondo me, più si andrà avanti e più vedremo partite bruttine come quella che abbiamo assistito contro la Reggina, più per i demeriti avversari che per dei meriti del Monza. Quindi tu nel secondo tempo sei quasi obbligato, no? A cambiare formazione, a cambiare modulo e a mettere dentro delle forze fresche. Naturalmente chiediamo anche agli amici a casa di dirci la loro per quanto riguarda le opzioni offensive di Stroppa. Intanto Sandro Coppola dalla redazione di Monza News mi dà come notizia che anche i giocatori della Cremonese, Carnesecchi e Fagioli, sono stati convocati, pensate, nello stage di Roberto Mancini. Questo ci deve far preoccupare, non tanto per la convocazione strameritata di questi due calciatori, ma per dirci che la Cremonese ha una rosa qualitativamente, non dico pari a quella del Monza, ma siamo lì e la classifica Ale lo dimostra. Io credo che all'andata la Cremonese sia stata forse la squadra che più ci ha messo in difficoltà. Non inganni il risultato, la vittoria del Monza, però secondo me la Cremonese ha fatto una Assolutamente. partita strepitosa. La Cremonese ha un ottimo allenatore, Fabio Pecchia, ha cominciato un nuovo progetto in corso e è entrato assolutamente, ha trovato subito un'alchimia con la squadra, la fa giocare veramente bene. Parlavamo così anche l'anno scorso, prima che arrivasse Pecchia, che aveva ottime individualità e Pecchia ha dimostrato di saperle amalgamare nel modo migliore ed è veramente una squadra al quale bisogna fare attenzione. L'unico neo della partita di sabato, secondo me, come dicevate prima, è l'ammonizione, secondo me, incomprensibile di Valoti ed è un'assenza pesante. È vero, è vero. Ci sarà invece Andrea Favilli, sarà sicuramente convocato, o meglio, tocchiamo ferro. L'ha stimolato un pochettino il nostro Simone Schillaci sul tema del calciomercato. Attenzione, questa intervista è stata fatta poche ore prima della firma di Mancuso, però lui ha risposto davvero bene sull'aumento della concorrenza. Sentiamo l'intervista e poi torniamo qui. Vedo che stanno arrivando tanti messaggi, quindi faremo un salto anche da Simone. Ecco, a proposito di mercato, invece, una domanda anche sull'attualità. Il Monza è molto attivo sul mercato, specialmente nel reparto offensivo. E volevo chiederti, queste voci che avvicinano il Monza a un attaccante, comunque intervenire sul mercato là davanti, è uno stimolo in più per te, avere a che fare comunque con un possibile nuovo compagno là davanti? Assolutamente sì, penso che sia uno stimolo un po' per tutti. Penso che non sia mio dovere entrare in queste dinamiche. Io penso a dare tutto, a migliorare la mia condizione, a giocare più partite possibili, fare più gol possibili per la squadra. E penso che la società abbia le idee ben chiare su come muoversi, perché comunque ci dobbiamo ricordare che l'obiettivo è quello di vincere il campionato. Quindi, se la società ritiene di dover aggiungere qualcosa alla squadra, penso che lo farà assolutamente. E allora rieccoci, stanno arrivando tanti tanti messaggi. Faccio un salto da Simone Schillaci e poi torno da Alessandro. Sì, Stefano, perché arrivano tanti messaggi da casa. Massimiliano Di Mambro che scrive: la Cremonese è la squadra che mi ha impressionato di più. Devo dire che anche io sono stato impressionato dalla Cremonese e appunto porta Carnesecchi, un grande portiere, ne sentiremo parlare di lui a lungo. Anche Fagioli, secondo me, è convocazione meritatissima. Sono due talenti che il calcio italiano si deve tenere stretto. Poi Riccardo Girardi che scrive: si legge che abbiamo preso la batosta l'anno scorso, siamo quatti quatti, meglio umiltà. E poi Stefano Cereda che chiede questa supposizione: Scozzarella fuori rosa per uno slot over? Questa è la domanda che fa Stefano, quindi suppone un No, intervento sul mercato a no, livello over, ma non credo appunto. non credo che sia, non crediamo che sia Scozzarella il giocatore a far posto a Mancuso nella lista degli over, ma tra poco ci torneremo su questo tema. Fatta una bella premessa sul discorso attacco, sulle prestazioni del Monza di Stroppa, farei un salto, caro Alessandro, anche sul discorso tifosi che stanno seguendo, tifosi del Monza che stanno seguendo anche in massa in trasferta la squadra, ove possibile. Però in casa stavo guardando oggi la classifica delle medie spettatori,
insomma, un dato ancora un po' basso. È una cosa, è un aspetto che secondo me, secondo noi andrà migliorato, no? Nel girone di ritorno. Speriamo davvero che, non tanto per quanto riguarda la curva, ma almeno per quanto riguarda la tribuna, che ci siano sempre più tifosi. Eccola qua la grafica che ci sta mostrando il nostro Simone Schillaci. È anche il tuo ultimo posto il Monza come media spettatori. Vorrei anche in questo senso un tuo parere da tifoso. Sì, stilare un bilancio con tutte queste limitazioni quest'anno diventa anche difficile secondo me, però penso che anche nella storia recente, sì, forse dove bisogna migliorare è un po' la tribuna, dove ci sono magari sempre stati un po' i tifosi più freddi, chiamiamoli così senza voler offendere nessuno, anche perché se il Monza è da Serie A io penso che la curva Davide Pieri lo sia già da Serie A e l'abbia dimostrato ampiamente. A livello di numeri sappiamo, è sempre stato un po' questo il problema dei tifosi sul territorio, però ripeto, la curva Davide Pieri sta facendo un grande lavoro e quello che fa vedere la domenica è solo una conseguenza del lavoro di tutti nel quotidiano, e quindi la curva Davide Pieri soprattutto in trasferta quest'anno ha dimostrato una grande presenza. E forse è stata anche quella marcia in più per i ragazzi di Giovanni Stroppa che l'anno scorso purtroppo non hanno potuto avere. Però ripeto, secondo me quest'anno è un po' sfalsato, ecco, questo dato di numeri con tutte le limitazioni del caso. Vero, vero, sono assolutamente d'accordo con te. Ultima pillola di Favilli, anzi prima di tutto video Fantello, se Simone è pronto, andiamo a vedere il video del Fantello partendo da un commento culinario da parte del nostro Davide Villa e poi vediamo anche scorrere il menù di uno dei ristoranti top nel centro di Monza. Brasato con verdurine, cassuola, che spettacolo, costine verde, costine verde, cotella, pidino, salmino. Mamma mia, per uno che inizia per la ennesima volta una dieta il lunedì, vedere queste immagini mi viene veramente la gola. Questi sono i piatti che propone Davide Villa è uno dei tanti collaboratori di Monza News, il menù che vedete scorrere con tutti i piatti principali del ristorante Il Fantello di Monza, come sempre il ristorante top nel centro cittadino, non solo ristorante tra l'altro, ma anche albergo, quindi se volete fermarvi a dormire potete assolutamente farlo. Io ringrazio Alessandro Baldoni. Ale, in bocca al lupo per la tua carriera da giornalista, da allenatore, ma anche da match analyst. Chissà, vedo che tra te e Stroppa c'è un bel rapporto, chissà, magari sarai tu il prossimo match analyst del Monza, che tra l'altro è la squadra del tuo cuore, e sarebbe penso anche un piacere, no, per te. Sì, dovrei iniziare ad essere un po' più diplomatico. Grazie dell'invito, ciao a tutti. Ciao Ale, è stato un piacere, un abbraccio, a presto. Va bene, io passo la palla a Simone Schillaci perché devo scappare via per purtroppo un altro impegno improrogabile di lavoro, ma lo seguo. Simone, mi raccomando, vai da scaletta, lascio la palla a te, quindi prosegui tu, devo lanciare un servizio, cosa faccio Simone? Ma guarda, passami tranquillamente la palla, faccio io. Passo la palla, fai tu. Ciao prendo, Simo, prendo perdonami. Figurati, ciao. Grazie Stefano, grazie, buona a serata. Te. Ciao. E allora andiamo avanti con la trasmissione. Manca l'ultimo contributo che riguarda appunto Andrea Favilli, l'intervista che ho realizzato giusto qualche giorno fa. Ecco, Andrea Favilli si è posto diversi obiettivi professionali perché e personali, ovviamente. Perché appunto è arrivato da poco al Monza, visto e considerato che nella prima parte stagionale non è potuto mai scendere in campo, ha iniziato a scendere in campo solamente in questo 2022. Allora questa è la sua risposta e anche un saluto ai tifosi per chiudere l'intervista ad Andrea Favilli, che troverete in versione integrale perché ci sono altre domande su YouTube, ma seguirete ovviamente sui nostri social. Ecco, me l'hai servito sul piatto d'argento, perché l'ultima domanda riguarda proprio gli obiettivi. Volevo chiederti qual è il tuo obiettivo personale e ti do anche un aiuto, perché tu sei nato appunto a Pisa sappiamo bene che è un acerrima rivale del Monza, quindi magari con un gol al Pisa diventeresti immediatamente l'idolo della tifoseria, ma
Qual è il tuo obiettivo personale in generale? Ma penso che il mio obiettivo sia quello di vincere il campionato, a prescindere da quanto e come sarà il mio percorso. Sicuramente, rientrando da un infortunio lungo, non posso chiedermi tanto sin dall'inizio, perché ancora non sono al 100%, quindi sicuramente voglio fare più gol possibili, aiutare la squadra, ma penso che siamo tutti comunque concentrati per un obiettivo comune che è ben chiaro a tutti. Grazie Andrea, grazie per essere stato con noi. Grazie. Saluto agli amici di Binario Sport. Un saluto a tutti, grazie ancora e buona giornata. Ecco, queste le parole di Andrea Favilli, vincere il campionato. Quindi Favilli ha le idee molto chiare in testa, un ragazzo veramente gentile, una persona squisita, ha risposto a tantissime domande, grandi esperienze in passato con Juric, con Massimiliano Allegri. Trovate tutto su YouTube domani, appunto sul nostro canale, l'intervista in versione integrale. Direi che è il momento di passare al trofeo Binario Sport, perché molti di voi sono ancora collegati con noi sia per quanto riguarda il trofeo Binario Sport, ma anche per altre notizie di mercato, e le daremo tra pochissimo. Partirei dal trofeo Binario Sport, quindi il classico piccolo jingle, e poi svelerò il mio migliore in campo dell'ultima partita del Monza. Scelta apparentemente facile ma difficile, vi spiego perché mi è piaciuto moltissimo un difensore nella partita di sabato, sto parlando di Davide Bettella, ha giocato una partita straordinaria, sono contento che sia tornato tra i titolari e spero che possa riacquistare il suo posto da titolare e giocare sempre più partite. Non è però lui il mio migliore in campo, perché finché là davanti c'è uno che continua a fare delle prestazioni del genere, a fare un po' quello che vuole, come si suol dire, il migliore in campo non può che essere proprio lui, Dani Mota Carvalho, il migliore in campo di Monza Regina. Ho scelto lui perché, ragazzi, traversa nel primo tempo, gol nella ripresa, ha preso in mano l'attacco biancorosso ed è già a quota 7 gol. Mancano, come avete visto anche prima nel servizio, che ovviamente troverete angolo di nuovo marchetta personale sul mio canale Instagram, è al settimo centro stagionale, vuole raggiungere la doppia cifra e gli manca veramente poco. Come vedete l'hanno indovinato in tantissimi, perché 22 persone hanno indovinato il mio migliore in campo. Stiamo parlando di, vado velocissimo, Davide Andena, Lorenzo Scioli, Lorenzo Ecclesiastico, Paolo Bordin, Alessandro Villa, Carlo Mastroni, Davide Polinori, Biancorosso Sinasce, Gianluca Giordano, Antonio Scirtò, Vincenzo De Luca, Riccardo Fabbrica, Massimiliano Di Mambro, Roberto Rivoli, e nomi conosciuti questi rispetto alla scorsa stagione, Angelo Pasina, Giacomo Ancona, Giuseppe Tasca, Fabio Nava, Walter Barlassina, Federico Cantale, Marco Gervasoni e Matteo Greco. Questi 22 che hanno indovinato il migliore in campo di Monza Regina. Cambia la classifica perché, ragazzi, sono in tantissimi a guidare, perché ben 6 persone sono al timone del trofeo Binario Sport. Tanti. Dario Piscitello, Massimiliano Di Mambro, Lorenzo Ecclesiastico, insomma tanti che hanno indovinato appunto l'ultimo mio migliore in campo, Davide, Marco, Federico e Matteo, e poi come vedete altre persone a 3, quindi staccate di pochissimo. La classifica completa la troverete tra pochissimo, 20 minuti, appena finisce questa diretta, sulla pagina Instagram, sulla pagina Facebook di Monza News. Classifica aggiornata, non ci sta praticamente più nel post, ragazzi, perché vi ringrazio, perché siete sempre di più a votare, a provare ad indovinare il mio migliore in campo, ben 68 classificati, quindi in 68 avete indovinato almeno una volta un mio migliore in campo, quindi ciò vuol dire che siamo più di un centinaio che hanno provato almeno una volta a giocare al trofeo Binario Sport. Tra qualche settimana, tra qualche mese, sveleremo anche i premi, ma avete visto l'anno scorso che sono premi molto molto importanti. Il momento anche di parlare di sponsor, quindi Termotecnica Monzese, azienda che è gold partner di Monza News e di Binario Sport. Trovate tutto
sulla loro pagina Instagram e Facebook, Termotecnica Monzese SRL, come potete vedere in grafica, sito web aggiornatissimo con tutti i servizi che offre l'azienda di Riccardo Mauri e poi anche le recensioni, potete andare su Google e valutare da 0 a 5 stelle, ovviamente 5 stelle per Termotecnica Monzese, il loro operato, quindi i lavori che svolgeranno a casa vostra. Prima di parlare appunto di la novità di mercato, vi svegliamo un'altra anteprima, ossia i lavori a Monzello. Lavori a Monzello che stanno proseguendo, vi abbiamo anticipato settimane fa con l'intervento del dottor Galliani alla festa di Natale del Monza, Monza che avrà a disposizione tutti i campi di Monzello. Stanno proseguendo i lavori in via Ragazzi del 99 per dare a tutte le squadre delle giovanili dei biancorossi dei campi e degli spogliatoi. Infatti da luglio del 2022 tutte le squadre si alleneranno a Monzello e non più quindi nei campi di Biassono, di Concorrezzo, come è per alcune squadre delle giovanili di oggi. Ecco, i lavori stanno andando avanti, quindi ne siamo assolutamente fieri, orgogliosi e contenti. La notizia di mercato riguarda sia Mancuso, perché avete chiesto in tanti la situazione di Mancuso. Ecco, Mancuso non è stato convocato, come ben sapete, per la gara contro la Regina. Ne abbiamo parlato anche tra l'altro al Monza Caldo. Mancuso che ad oggi non risulta disponibile e quindi è indisponibile a tutti gli effetti e non è arruolabile per allenamenti e per le partite, ma presto tornerà a disposizione, quindi potrà allenarsi con i nuovi compagni, quindi non preoccupatevi, tutto è pronto Leonardo, pronto per affrontare questa sua nuova avventura. La notizia di mercato invece chi riguarda? Riguarda una possibile uscita per quanto riguarda il Monza, ne abbiamo parlato prima, non si tratta di Scozzarella ma si tratta di un altro centrocampista che potrebbe lasciare Monza, stiamo verificando e stiamo lavorando per avere maggiori dettagli, ma potrebbe essere Nino Barilla a lasciare il Monza, è un giocatore che è stato frenato da un infortunio, ha svolto la preparazione direi anche bene perché era tra i nomi principali di Giovanni Stroppa, l'abbiamo visto giocare molto bene contro la Juventus, ha giocato addirittura a regista Nino Barilla. La notizia dell'ultima ora, secondo qualche indiscrezione, potrebbe essere lui a lasciare il Monza in questa sessione di mercato, ma vedremo tutti gli aggiornamenti che vi daremo chiaramente su Monza News. Sarebbe un peccato, visto che Barilla comunque è un giocatore di grande esperienza e può rappresentare sicuramente un valore aggiunto per questo Monza. Prima di ricordarvi gli appuntamenti, anzi facciamo così, andiamo subito a vedere un video che arriva direttamente dal Monza Caldo, perché il Monza Caldo con Antonio Scirtò dopo la partita tra Monza e Regina siamo andati a sentire le opinioni di tutti voi, di tutti i tifosi, e anche fuori dallo stadio c'è stato questo incontro molto particolare in cui un amico di famiglia, pensate, di Andrea Colpani, ci ha raccontato il piccolo Flaco, perché ha raccontato insomma quando era piccolo, lo conosce da molto tempo. Allora andiamo a sentire, per chi si fosse perso questo estratto, e poi appunto ricordiamo tutti gli appuntamenti di settimana prossima. Certo. Antonio, Antonio, ti interrompo un attimo, chiediamo al tifoso da dove viene, perché la risposta di Colpani potrebbe essere di parte un po', no? O è la mia impressione? Allora, ci chiedono se sei di parte, ci chiedono da dove vieni, perché vediamo... Io sono di Brescia. Ecco, eccolo. Conosco Colpani, Andrea, conosco nascere. Ah, siete amici di famiglia praticamente? Mm. Ok, perfetto. Raccontaci qualcosa di Andrea a sto punto. Andrea, bravo Antonio. Avevo 3-4 anni e noi abbiamo un piccolo campetto in un piccolo residence di Garda, l'ho visto tirare dei rigori in modo impressionante, talmente era piccolo, talmente così aveva la palla di sinistro di collo pieno, che era impressionante vedere un bambino così piccolo calciare così bene. Mm-hmm. E poi Andrea è un bravissimo ragazzo. Io comunque ho fatto un settore giovanile molto importante. È stato compagno di squadra di Quartoni, che gioca attualmente nell'Inter, ha giocato con Frattesi a Trapani l'anno scorso. No, è anche a Monza qua. Monza, lo dico,
l'anno precedente erano a Trapani, hanno fatto un bel campionato, nonostante stiamo stimando dei processi, ma per... Con Fratelli o Bettella? Perché Fratelli era prima all'Empoli e poi ad Ascoli. Sì, esatto, no, forse mi confondo. Bettella era forse. A Trapani e non so con chi fosse. Bettella. Bettella, perché erano tutte e due dell'Atalanta, erano... Comunque... Simo, correggici se sbagliamo. Sì, poi verifichiamo sicuramente. Certo. E poi comunque, vabbè, di Colpani appunto prima di Monza comunque è andato a Trapani, ma tra tutte le stagioni che ha fatto in Serie B, qual è stata la migliore? Sicuramente la migliore sarà, ed è questa. Mi auguro che sia quella che lancerà Colpani e Monza. Certo, speriamo che sia un qualcosa di collettivo. Bene, io non ho più domande. Simo, hai qualche domanda da farmi fare? No, direi di no, Antonio. Grazie mille per questa... Ringraziamo il signore, guarda, che è intervenuto. Riprendiamo Andrea qui, che è qua fuori. E niente, gli proviamo a far fare un saluto, anche se adesso... Sì, Andrea Colpani, tra l'altro, persona veramente squisita. Digli di fare un saluto, Andrea, al Monza Caldo, perché... Ciao a tutti. È al telefono, però, Antonio. Saluto Andrea Colpani. Dai, torniamo subito. Intanto c'è anche... Ebbene, questa era appunto la storia curiosa su Andrea Colpani, un bambino piccolo che calciava fortissimo. Troverete tutto chiaramente su Monza News. A proposito di mercato, ne abbiamo parlato anche prima, non c'entra nulla con Monza, ma prima con il collega appunto Davide Polizzi abbiamo parlato di mercato, di Serie A. Ecco, ultima ora, Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Fiorentina perché... c'è la Juventus che potrebbe inserirsi per portarlo a casa, e addirittura la Fiorentina ha aperto per una sua cessione a gennaio, ma ne abbiamo parlato prima appunto con il collega. Vi ricordo gli appuntamenti di questa settimana prima di salutarci: Monza Weekend con Andriana Hula, che vi aspetta in questo appunto fine settimana, con tutti gli appuntamenti di ogni weekend a Monza e dintorni. Poi Binario Sport, che tornerà. Un appuntamento imperdibile, vi avviso, quello di lunedì prossimo, perché è l'ultimo giorno di mercato. Le porte dell'hotel destinato al mercato chiuderanno alle ore 20, noi appena chiude, quindi subito dopo ore 20:30, con tutto il riepilogo delle ultime operazioni di mercato della Serie B e anche della Serie A, insomma, di tutto il calciomercato. Sarà un giorno molto importante, perché sapete che sono i giorni del Condor, a proposito del... dottor Gagliani, ma sono anche giorni in cui molte operazioni vengono messe a punto proprio nelle ultime ore, quindi ci saranno sicuramente moltissime notizie da dare. Altra notizia che vi do è questa, anzi più che una notizia è una domanda che apro a voi, quindi vuoi lanciarti nel mondo del giornalismo, della regia, collabora con noi, manda la tua candidatura a monzanews@gmail.com per collaborare con Binario Sport. Vi aspettiamo, analizzeremo, meglio il direttore Stefano Peduzzi analizzerà tutti i curriculum che mandate, poi, scherzi a parte, appunto potrete lavorare al nostro fianco per realizzare Binario Sport. Oltre a Binario Sport, oltre al Monza Caldo, che tornerà però dopo la gara contro la Cremonese, c'è una nuova iniziativa, una nuova trasmissione a cura di Isabella Rivera. Allora andiamo a vedere questo promo e poi ci salutiamo. Ciao ragazzi, sono Isabel e oggi vi do una notizia straordinaria, perché daremo il via proprio qua sulla pagina Instagram di Monza News a una nuova rubrica intitolata A tu per tu. E voi giustamente vi starete chiedendo in cosa consiste questa rubrica. Bene ragazzi, consiste semplicemente in delle dirette Instagram che andranno in onda tutti i mercoledì sera, in cui io intervisterò alcuni ospiti che hanno avuto in passato o hanno adesso un legame con la città di Monza. Il primo appuntamento sarà il 26 di gennaio alle ore 19 con la scrittrice Eliana Danielli, che ha appena pubblicato il suo primo romanzo, Tu in una mano 640 grammi d'amore, che è un libro appunto dedicato alla nascita prematura di sua figlia Virginia. Però oltre del libro parleremo anche di altri argomenti, parleremo della sua storia, parleremo del suo legame con il Monza e soprattutto parleremo anche della sua attività benefica e sociale, o come le chiama lei, le sue missioni d'amore. Quindi non mi resta che darvi appuntamento mercoledì sera alle 19. Mi raccomando, non perdetevi la puntata e vi mando un bacio. Ciao! E
E allora, tu per tu che debutterà in bocca al lupo allora a Isabel Rivero mercoledì sera alle ore 19 sulla nostra pagina Instagram, quindi Monza News, troverete la diretta di Isabel Rivero. Tornando alla notizia che vi abbiamo dato in anteprima, quindi Antonino Barilla potrebbe lasciare il Monza, ve lo ricordiamo, appunto potrebbe risolvere il contratto con i biancorossi per la regola degli over, che prevede 18 giocatori in rosa nati entro il 31 dicembre 97, quindi potrebbe lasciare e trovare una nuova squadra. Vedremo come si risolverà la situazione. Io ringrazio in primis il direttore Stefano Peduzzi, poi i nostri ospiti di oggi, quindi il giornalista di Sky Sport Davide Polizzi, il giornalista di MB News Alessandro Baldoni, poi ringrazio anche in redazione Davide Polinori e Paolo Bonacina. Noi torniamo appunto lunedì prossimo con l'ultimo giorno di mercato con Binario Sport. Vi auguro una buona serata, buonanotte e ci vediamo allora lunedì.